Inviterei Mario D'Onofrio a sedersi un attimo a fianco a professor Fondelli e dare il suo contributo in maniera, dico, molto speditiva, purtroppo, per i tempi stretti che abbiamo. Quando il professor Pietro Grimaldi, a cui si lega una conoscenza da vari anni e una compartecipazione reciproca a convegni di tipo operativo ampliato, mi ha detto: Mario, mi devi preparare un abstract. Ragazzi, già è il primo vatemadanico che mi è venuto. Io che faccio francese, un abstract me lo sono andato a vedere. E mi ha detto: fammi un sunto. Poi mi ha detto: devi far coincidere tutto in 10 minuti. Allora io mi prendo i primi due a titolo personale. A questo punto mi sono trovato costretto a fare un summary abstract, un sunto del sunto. Adesso mi dice stringi. Allora facciamo così: abbiamo eliminato gli effetti speciali della lavagna, entro direttamente. Mi prendo, ripeto, i 2 minuti, così porgo un saluto a tutti gli intervenuti, ai giovani presenti, ai loro professori, ai presidi che ho avuto modo di conoscere e dal collega Gianfranco Rosa, a cui va un'attestazione di stima per l'apporto dato. Quindi mi riferisco ai relatori che mi hanno preceduto. È almeno un briciolo di cortesia che è dovuto, quindi ai relatori che hanno preceduto e a coloro che interverranno. Porgo il saluto del Consiglio Nazionale della Fede Giovani, di cui mi onoro di essere il vicepresidente. E quindi siamo arrivati in questo contesto autorevole. Siamo qui. Lo ripeto, per esigenze di registrazione televisiva, siamo qui a Roma, presso la Camera dei Deputati, presso il refettorio del Palazzo di San Macuto, ed è il 23 di febbraio 2006. In sostanza, questo convegno sul tema Il rilievo dell'architettura pone l'accento anche sulla figura del rilevatore professionale. Infatti, io mi ero cercato di individuare in un bel titolo il rilevatore professionale dell'architettura e mi ero permesso anche di dare dei sottotitoli: il processo della conoscenza, e entrando nello specifico individuavo la restituzione tra l'altro la restituzione del rilevato, la cartografia e l'interazione con i sistemi informativi globalizzati. Vado speditamente e continuo evidenziando che una grande università politecnico come quella di Bari ed il laboratorio di fotogrammetria architettonica del professor Dadabbo e Grimaldi, mi riferisco al professor Pietro Grimaldi, che io in altro momento ho definito apostolo pellegrino della fotogrammetria nazionale ed internazionale, che preliminarmente ringrazio per la recente partecipazione al nostro seminario nazionale di cartografia e topografia ed ad un mini corso demo che lui ha tenuto sulla fotogrammetria e rilievo dei beni architettonici, dall'analogico al digitale, che si è tenuto a Formia. Continuo ringraziando pubblicamente, e mi dispiace che sia andato via, una persona a cui devo, e penso che sia l'Università di Bari che l'intero settore della cultura debba una grande forma di rispetto, e mi riferisco all'onorevole Ernesto Maggi, che tra l'altro ha onorato vari convegni realizzati reciprocamente con il Politecnico di Bari. Ripeto, ringrazio pubblicamente anche perché ha onorato questo convegno con la sua presenza e il suo saggio ed equilibrato intervento. Continuo con un attestato di considerazione al professor Gaiani del Politecnico di Milano e alla professoressa Osella del Politecnico di Torino, e non posso sottacere al professor Fondelli,
che è una, ragazzi, questa è una figura di riferimento, è un autentico, come io amo definire, guru del settore, è una persona a cui dobbiamo rispetto, stima, considerazione di chi di questi argomenti ne ha fatto un impegno professionale costante da tanti, tanti decenni. Grazie professore. Quindi ringrazio anche gli autorevoli relatori internazionali e mi riferisco a Gomez, Alvescoco, Rivas, Miai, Crashum, Bogoescu, Paonescu e Popescu, rispettivamente del Brasile, del Venezuela e della Romania. Bene, mi sono levato questa situazione che erano i minuti miei. Bene, come da tema vado ad evidenziare adesso che due punti. La fotogrammetria nelle sue varie articolazioni, diretta e inversa. Ah, ho detto che ho eliminato gli effetti speciali, quindi faccio solo alcune considerazioni. Mi fa piacere che qualcuno prima di me ha evidenziato alcuni punti che vado a trattare. Ripeto che la fotogrammetria nelle sue varie articolazioni diretta e inversa è comunque applicata e restituita, oggi è divenuto strumento di riferimento anche con l'ausilio delle nuove tecnologie analogiche, analogiche e digitali dall'altro, quali computer, GPS, e qui ragazzi possiamo fare anche la disquisizione tra GPS, Geographic Global Position System o Geographic Position System. Quindi andiamo con il scanner laser, con i scanner laser vari e con i limiti relativi, come è stato in precedenza evidenziato, e di nuovi software del concetto di rilievo e nella sua accezione più ampia integrato ai GIS, Global o Geographic Informatic System, e ai SIT, Sistema Informativo Territoriale. A mio parere, come già tra l'altro avevano, è stato evidenziato in precedenza, cerco di contingentare i tempi, il tema del rilievo non può essere ricondotto soltanto ad una semplice misurazione dimensionale, deve tendere ad una conoscenza globale dell'opera, cogliendone i valori fondamentali, percettivi, costruttivi e tecnologici. Si deve capire ed integrare l'organismo edilizio o quant'altro per poi tradurlo in rappresentazione codificata. Ne deriva pertanto che deve essere sviluppata la rappresentazione dell'architettura mediante tecniche, metodi, codificazioni, unificazione e, come veniva evidenziato da qualche relatore prima di me, soprattutto in funzione della lettura dell'esistente, perché questo approccio è fondamentale per permettere una restituzione potenzialmente la più ampia e la più completa. Tale potenzialità quindi evidenzierà un rilievo che, se concepito e realizzato nella sua complessità, è capace di innescare un importante processo di conoscenza ed insieme da servire, e questo è lavoro opportunamente restituito, quale base per tutte le operazioni successive. Da quanto detto in estrema sintesi non esaustiva è quello che a volte è e comunque dovrebbe tendere ad essere un rilevatore professionale a regime e da professionalità evoluta. Il rilevatore professionale dovrebbe, come si diceva una volta, saper leggere, scrivere e far di conto, alla luce comunque di una nuova, ampliata professionalità e tecniche di rilevamento e restituzione. Ed appunto la restituzione, evidenziata dal rilievo, che mette in risalto la professionalità del rilevatore ed è misurata in assoluto sulla capacità di acquisire un'elevata quantità e qualità della restituzione in funzione dell'obbligo da assolvere, perché noi che ne facciamo impegno professionale dobbiamo anche rispondere alle esigenze di una committenza.
Come ho avuto modo anche di evidenziare nel precedente convegno GIS Beni Architettonici, l'università come laboratorio culturale in cui si formano gli elementi produttivi della società porta alla sempre maggiore collaborazione tra università-scuola, enti pubblici, aree professionali ed imprenditoriali, attività produttive, strutture e realtà territoriali. Porta queste varie cose all'integrazione, cioè a fare sistema. In sintesi, un buon rilevatore professionale, oltre che ad essere, deve saper fare. E sicuramente a figure professionali, molteplici, ma in primis ai geometri, in sinergia multidisciplinare e nelle loro evoluzioni di tecnici di ingegneria e tecnici del territorio, nell'ambito e con l'auspicio dei percorsi di formazione continua, che viene unanimemente riconosciuto il fatto che siamo i principali operatori nel settore. La formazione continua, e questo è un punto importante, e cioè attribuire più elevata priorità all'attività di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in sinergia con le scuole e università, e di riformulare i soggetti formatori che sono in corso di definitiva individuazione legislativa, e in questo penso che si inserisca anche questo convegno, in un concetto nuovo di formazione integrata e certificata, individuando appropriati crediti formativi in un contesto di formazione tecnico superiore di tipo universitario, che va collocata anche questo evento. Sono auspicabili corsi universitari anche telematici in sinergia con università, scuole e realtà di sistema. Veloce Mario, sì, sto sintetizzando, sto comunque nei dieci minuti. Le nuove dinamiche cartografiche a cui faceva riferimento il professor Fondelli, e mi dispiace che non ci sia Cannafoglia per parlare di catasto o di uffici del territorio, dicevo, le nuove dinamiche cartografiche e territoriali, ed in particolare quanto è in itinere a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale, è alle devoluzioni ai vari enti locali dei riferimenti cartografici, catastali e di pubblicità immobiliare, pone grande attualità sull'interazione del sistema con le agenzie del territorio. Comunque, da sempre, noi geometri, nella loro evoluzione appena detta, il concetto di rilievo, diversamente articolato, l'abbiamo nel nostro DNA e ne facciamo motivo di vita. Chiudo, e spero, restando nei tempi consentiti, evidenziando che un aumento della sensibilità con convegni di studio come questi, stage, corsi pratici, corsi anche online, rappresentano il veicolo formativo in un contesto di formazione permanente dei professionisti, che si colloca nell'alveo di una sinergia tra realtà professionali, scuola-università, a cui ognuno di noi si deve adoperare per reciproca soddisfazione culturale, pragmatica e principalmente attuativa professionale. Grazie. Grazie a Mario D'Amato, scusa, ma siamo contenti come sempre. In tutti i modi, le relazioni sono tutte in internet. Prego pure il dottor Comini di essere molto sintetico ora, che anche abbiamo domani a Bari situazioni per sviluppare in termini. Anche la relazione del dottor Bruno Comini del CNR, che invito a relazionare, è presente su internet, quindi è possibile visionarla. In tutti i modi, volevo sottolineare solo una cosa brevissima al geometra D'Onofrio, che è vicepresidente della Federgeometri, che mentre la Federgeometri è molto sensibile a queste problematiche e in questi ultimi 3 anni ha seguito con molta attenzione i convegni e questi incontri di studio, che giustamente dovrebbero essere anche delle occasioni per portare a livello istituzionale delle
sollecitazioni, non è casuale la presenza in quest'Aula, il Consiglio Nazionale dei Geometri ha ritenuto opportuno non partecipare, dicendo con una missiva che, in poche parole, so che questo forse potrà creare anche un buon incidente diplomatico, dice: i fatti di casa nostra li gestiamo solo noi. Quando hanno discusso in un'ultima conferenza, nel loro ultimo congresso nazionale, che la formazione dei geometri deve essere anche fatta attraverso l'utilizzo di scuole e università superiori. Grazie.